Bentornati a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Nova Electric Studios. Intanto si apre Songre, non chiedetemi perché, io non l'ho fatto partire, ma va bene lo stesso. Allora, usciranno a breve, appena adesso questo lo sto registrando, quindi tra poco uscirà, due video insieme usciranno, che saranno una la cattura di Mew, e uno la lotta contro Lugia. Allora, recentemente è uscito un aggiornamento di Pokémon Go dove ci sono delle ricerche da fare e alla fine c'è un pacchetto speciale. A quanto ho capito, in questo pacchetto speciale uno che gli ho chiesto di fare, andate, che era in America, un nostro amico, ha fatto la registrazione, ha trovato Mew e quindi oggi vi porto questo video qua. Quindi, senza perderci in chiacchiere, andiamo subito a vedere come è andata la cattura. Allora, qua ci prepariamo e vediamo. Ok. Primo, due. Per pochissimo, due, ne mancava uno. Ed è pure invisibile. Quando colpisci diventa visibile, cioè fantastico. 1, 2, 2, 3. L'ha preso, l'ha preso. Allora, con due tiri siamo riusciti, quindi eventualmente quando ci sarà potrei provare a prenderlo anch'io. Qui vediamo, abbiamo visto in questo momento che aveva tutti i leggendari, quindi fortunato lui. Vabbè. Cosa abbiamo poi? Vediamo. C'ha delle mosse discrete. Nel 1300 se trova livello superiore è ancora meglio. Vabbè. E ne ha 6. Quindi significa che ne ha trovati 2. Sì, perché se ne ha 6 sono 3 caramelle e 1 ne dà 6, 6, 3. Quindi. Qui vediamo che l'ha anche rinominato con 100, che non chiedetemi perché, vabbè, fa parte della squadra gialla, quindi probabilmente quello sarà il motivo, non lo so, non chiedetemelo perché veramente non lo so. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate, porto le mie esperienze di cattura e fatemi sapere cosa volete che prenda, se prende leggendari o no. Leggendari. Ho scoperto che a breve ce ne avrò uno anch'io, forse. Quindi, per questo episodio è tutto. Vi ricordo di iscrivervi, lasciare dei commenti, spolliciare in giro. Io vi metto qui, qua, da qualche parte, in giro per il video, lo scorso video che ho fatto sulla lotta contro Rayquaza. Per chi non l'avesse visto, vada a vederselo e vi consiglio di seguire tutto il video fino in fondo, perché può darsi che in alcuni video inserisca o potrei mettere anche degli easter egg fi a fine video, oppure delle informazioni in più sempre a fine video, dopo la sigla finale, dopo i titoli di coda, tutte. Alla fine metto una clip extra di solito, quindi vi consiglio di seguire il video fino in fondo. Per questo episodio è tutto, un saluto e ciao!